nel 2010, febbraio 2010, ora mi sfugge il giorno, avevamo individuato un asilo abbandonato dal 2005 sulla strada Cassanese che porta a Milano. Sulla sinistra, e questo edificio qui era totalmente lasciato all'abbandono più totale, alle intemperie climatiche piuttosto che a scarico rifiuti, non aveva porte né cancelli eccetera, quindi era totalmente libero, e abbiamo deciso come collettivo di riappropriarci di uno spazio per restituirlo alla collettività. Con collettività intendo restituirlo a tutta la cittadinanza. Quindi eravamo entrati in questo spazio e avevamo iniziato a pulirlo, sistemarlo, perché c'era bisogno di riorganizzarlo in questo senso. Ha fatto irruzione la polizia di Stato e ci hanno preso e portato in caserma, scrivendoci un verbale di tentata occupazione, dicendoci che comunque non sarebbe partita nessuna denuncia perché il proprietario non si trovava. In realtà 2 anni dopo le denunce sono arrivate a 4 componenti del nostro collettivo, che nel frattempo si è riorganizzato, da quella vicenda lì è cresciuto. Noi ci troviamo in assenza di uno spazio fisico, abbiamo cambiato più volte luogo dove trovarci, oggi, cioè adesso, ci stiamo trovando all'Arci, che è in zona Battaglie, tutti i lunedì sera alle 9, e ci troviamo in assemblea per portare avanti quindi le lotte, le istanze che vengono fuori dalla discussione che ci facciamo tutti i giorni. Sarebbe auspicabile riuscire ad ottenere uno spazio di aggregazione piuttosto che uno spazio dove esprimere una socialità differente da quella che viene imposta. I denunciati per questa vicenda sono 4, ma quello che mi preme dire è che a parte la questione formale, che le denunce ha ricevute 4 persone, questa denuncia non è che colpisce soltanto le 4 persone denunciate, colpisce tutti coloro che sentono la necessità, e sono tanti, perché quando si parla al bar piuttosto che, perché adesso i luoghi di aggregazione sono soltanto i bar, quindi locali a pagamento eccetera. Quando ti capita di discutere con coetanei piuttosto che studenti o lavoratori, tutti ammettono che c'è una mancanza di uno spazio dove non vige la legge del profitto, le leggi di mercato non sono quelle con cui tu ti devi scontrare tutti i giorni quando non riesci a pagare l'affitto piuttosto che non riesci a pagare la retta universitaria, ma uno spazio dove ha un libero accesso senza nessun bisogno di creare un profitto economico, e dove ci si può divertire, organizzarsi, creare socialità differente in modo totalmente libero. I capi d'accusa sono invasione atta all'occupazione, quindi il 633 del codice penale, l'udienza che c'era oggi è stata rinviata al 30 aprile, quindi ci presenteremo di nuovo ogni qualvolta che ci porranno delle scadenze. Noi ci presenteremo nel numero dei denunciati, ma nel numero delle persone che sentono questa problematica. Quindi non saremo mai soltanto in 4, saremo sempre più di 4, perché questa qua è una problematica che coinvolge la maggior parte dei giovani di Treviglio.